La Yamaha Hydraulics è cresciuta tantissimo negli ultimi anni ed è riuscita a raddoppiare il suo fatturato negli ultimi 5 anni e soprattutto ha puntato molto su questo territorio con investimenti copiosi e rilevanti dell'ordine di decine di milioni di euro, con particolare riguardo alla Val di Sangro e con assunzioni importanti dell'ordine di 100-150 unità, molto focalizzate su risorse umane anche con competenze tecnologiche laureate. Quindi abbiamo diciamo un corpo dipendenti che si compone non solo di forza lavoro destinata alla produzione, ma anche di forza lavoro, diciamo, educated, cioè con un livello di educazione elevato, volto a sostenere un progetto che punta molto sull'innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo. Anche sull'aspetto formativo, dove investiamo ogni anno decine di migliaia di euro, con corsi obbligatori per legge, ma anche con corsi che non sono obbligatori per legge, che facciamo proprio per migliorare le competenze e allineare sempre di più le conoscenze delle risorse umane che abbiamo in campo rispetto ad un mercato che ci chiede di essere molto più flessibili e molto più reattivi. Un'altra delle ragioni del successo del gruppo IMM, che ha permesso una crescita importantissima negli ultimi anni, è l'impostazione di un'ottima relazione sindacale. Noi abbiamo in piedi dei tavoli di relazioni sindacali improntati al rispetto reciproco, al buon senso, che ci hanno permesso di creare un clima sano che ha garantito negli ultimi anni una crescita importante, io credo sia un elemento determinante per le prospettive di crescita futura. Abbiamo acquistato un terreno di circa 20.000 metri quadri con l'obiettivo di mettere in campo un piano industriale di sviluppo che interesserà i prossimi 5 anni per integrare le produzioni di tubazione di raccordi, cioè creare una produzione lean integrata che ci permette di ridurre i costi, essere più efficienti, più competitivi e migliorare anche la qualità del prodotto. Il futuro di mercato è un futuro caratterizzato da notevole instabilità, dovuta a fenomeni che non sono prettamente esogeni, non sono dovuti a noi, ma sono dovuti a fattori quali guerra, quali pandemie, che caratterizzano costantemente i trend di mercato. La reazione dell'IMM è stata forte e decisa. Anche in periodo di pandemia, in periodo di guerra, l'IMM cresce con una percentuale media del 10-15%, il portafoglio ordini si mantiene elevato, le prospettive che l'IMM si pone sono quelle di raggiungere 160 milioni di euro di fatturato consolidato rispetto ai 120 di oggi, nell'arco dei prossimi 3-5 anni. Noi confermiamo questo trend attraverso la crescita nei settori legati agli OEM, cioè i costruttori di macchine movimento terra, con particolare riguardo a brand del calibro di Case New Holland, John Deere, Ouloft e Bobcat. L'applicazione tipica dell'IMM è la tubazione che trasmette olio in pressione per l'attivazione e l'attuazione di attuatori che caratterizzano in particolare macchine movimento terra. Un esempio classico è quello dell'escavatore. Ecco. Un'applicazione classica, la più nota del prodotto nostro, l'escavatore, anche se ricorrono anche altri casi di applicazioni diverse, quali quelle di un carrello elevatore, piuttosto che di una macchina telescopica che oggi viene utilizzata classicamente per i lavori pubblici. Siamo cresciuti, come dicevo prima, abbiamo assunto oltre 100 risorse nuove, abbiamo in programma di fare nuove assunzioni, con particolare riguardo alla Val di Sangro, dove riteniamo essere presente una buona combinazione di risorse formate, disponibili, con una buona educazione, ecco, l'abruzzese forse forte e gentile, in combinazione con un territorio che, devo dire, si presenta con un livello di servizi adatto. Chiaro che un'azienda con IMM oggi chiede a gran voce al sistema pubblico un maggiore attenzionamento rispetto ai progetti di sviluppo, con una logistica, un sistema logistico nodale migliorato, un sistema pubblico più friendly, cioè più vicino ai progetti che noi stiamo portando avanti, e questo, devo dire e sottolineare, non sempre si verifica, ecco. Non sempre si verifica per esperienza. I presupposti ci sono, il sistema
privato, il sistema, diciamo, delle risorse umane è pronto, anche il sistema formativo, l'esperienza dell'ITS per esempio è un'esperienza molto molto positiva. Talvolta dove ci fermiamo e abbiamo difficoltà è il sistema delle autorizzazioni, il sistema pubblico che ci circonda, con particolare riguardo al sistema dei trasporti.